Ok, allora riprendiamo. Allora, su richiesta di Salvatore, diciamo un piccolo richiamo specifico sul discorso delle pubblicazioni, no? Cioè, la cosa fondamentale in ambito universitario è: sono interessato ad una pubblicazione perché probabilmente potrebbe in qualche maniera, come dire, farmi curriculum e quindi agevolarmi nella carriera o comunque, insomma, farmi presentare, va bene, pubblichiamo, però se reputiamo che il risultato della ricerca, insomma, possa essere oggetto di tutela, poniamoci il problema della brevettazione prima di pubblicare, non dopo, come spessissimo con gli accademici poi accade, ma questo diciamo per una forma mentis, non per così. Prego. Dal giorno dopo. Allora, la domanda era se pubblichiamo nei 18 mesi di segretezza. Allora, dal giorno dopo aver depositato la domanda di brevetto, puoi pubblicare, commercializzare, fare tutto, perché tutto ciò che tu pubblicherai sarà successivo alla tua data di priorità. Quindi, diciamo, qualunque cosa tu pubblichi non ha più rilevanza. Allora, voi probabilmente, diciamo, la cosa può apparire strana. Però in un paio di casi insomma, tecnicamente facili che ora vediamo, c'è anche questa palla pelosa, il trucciolone, che è oggetto di un brevetto europeo realmente concesso. Quindi diciamo, questi casi, per quanto come dire banali da un punto di vista tecnico, in realtà fanno riferimento a dei brevetti che effettivamente sono arrivati a concessione. E considerando, ecco qua, okay. Considerando che sono casi semplici, no? Ci consentono di non dover sprecare molto tempo a spiegare di che parliamo, ma di andare, come dire, al nocciolo della questione dal punto di vista brevettuale. Allora, supponiamo di aver realizzato un giocattolo, cioè una bella palla che sia divertente da utilizzare, facile da afferrare e che abbia anche un bell'aspetto, no? E io voglio commercializzare questo giocattolo, questo, torno a ripetere, è un caso vero, e voglio pormi il problema di proteggerlo dall'imitazione. Allora inizio a farmi delle domande. Quali sono i pregi della mia palla? In primis è divertente da utilizzare, ma questo è come lo spirito del gioco, non può essere protetto, perché divertente da utilizzare è una sensazione che prova qualcuno che la utilizza, non è definibile in maniera oggettiva e per questo motivo, come dire, possiamo dire che è il mio problema fare una palla che sia divertente da utilizzare, ma non è una soluzione, no? Cosa voglio fare? Qualcosa di divertente. Va bene, quello è il problema, è la soluzione che vogliamo brevettare. Dopodiché, looks nice, quindi ha un bell'aspetto. Per quanto concerne l'aspetto, se ritengo che, diciamo, questa sia una caratteristica importante ai fini commerciali, posso tutelarla, ma registrazione di un modello ornamentale. Ok? Easy to catch. Questa è una funzione tecnica, per cui è tutelabile a mezzo di un brevetto. Allora, easy to catch perché? Ipotizziamo che quella sia la mano di un bambino, quindi diciamo una mano piccola rispetto all'oggetto che deve afferrare. Qualora il mio oggetto non fosse in quella configurazione, chiaramente il bambino avrebbe difficoltà ad afferrarla. Ora, ci rendiamo conto che questa, per quanto possa apparire una cosa di scarsa importanza, però non si può dire che non sia una funzione tecnica rendere un oggetto più facilmente afferrabile. Poi, diciamo, è il mercato che decide se questa cosa è importante o meno. L'ufficio europeo dei brevetti non starà lì a valutare se i 15.000 euro che io spendo nell'arco di 4 anni per ottenere il brevetto, come dire, sono ben investiti oppure no. È una mia scelta. Ok? Quindi inizio a definire, no? Lo steccato per il quale io vorrei chiedere tutela. Abbiamo detto che il brevetto è un monopolio, quindi lo devo definire in termini oggettivi. Allora, primo tentativo, una palla che sia facile da afferrare. Ovviamente questo è un problema tecnico, no? Fare una palla facile da afferrare è ciò che vogliamo fare, ma noi dobbiamo brevettare soluzioni. Per cui mi pongo la domanda, qual è la caratteristica tecnica che mi consente di risolvere il problema? E questa, diciamo, è la domanda che vi dovete sempre fare quando confrontate
quella che è la vostra idea, che è il vostro metodo, il vostro processo, il vostro oggetto, con tutto ciò che è lo stato dell'arte. Va bene, ha dei risultati migliori, ma qual è la caratteristica tecnica che me li fa ottenere? Per cui, no? Inizio a dire che la caratteristica tecnica è il fatto che ci sia una pluralità di filamenti elastomerici. E per cui scrivo una seconda volta la mia rivendicazione 1, no? Able comprising e corrigion, quindi inizio a definire un nocciolo centrale e una pluralità di filamenti elastomerici. Dopodiché ci rifletto e dico, ma se un altro la fa quadrata? No? Il punto è, cerchiamo di generalizzare. E il primo tentativo è, anziché parlare di Able, parlo di una giocattolo, amusement device, che comprende un nocciolo centrale, no? E una pluralità di filamenti elastomerici che si dipartono da questo nocciolo. Attenzione che adesso ciò che rileva, questo è un passaggio, diciamo, chiave, ciò che rileva nel momento in cui qualcuno dovesse valutare la brevettabilità della mia invenzione non è più questo. Questo adesso non rileva più, perché questa è l'idea che io ho della mia invenzione. Però io ho scritto an amusement device comprising a corrigion and plural elastomeric filaments radiating from the corrigion. Ed è quello che rileva adesso. Per cui faccio una ricerca di anteriorità. Ora vedremo in dettaglio quali possono essere gli strumenti per farle in maniera efficace. Però scopro che c'è qualcun altro che prima di me si è posto il problema di brevettare un giocattolo filamentoso, no? E anche questo è un documento reale, del 73 per l'esattezza. Iniziamo, diciamo, a diventare familiari. Quello che posso vedere è, allora, innanzitutto che si tratta di un patent, quindi diciamo di un brevetto e non di una patent application. Quindi questo è un brevetto concesso, che sicuramente per quanto rileva è scaduto, è del 73, ma che in quanto pubblico fa parte dello stato dell'arte, per cui è un documento rispetto al quale io devo fare i conti. Ok? E che cosa decide? Che cosa descrive? Descrive un giocattolo, qui diciamo c'è in grande parte del testo estratta dalla domanda, che ha una pluralità di filamenti flessibili. Per cui io che cosa faccio? Inizio a confrontarmi realmente con quello che è lo stato dell'arte, cioè con cose che sono già note e che sono sul mercato. E inizio a vedere che non è nuova la mia invenzione se la definisco in questi termini. Ok? Questa era la mia invenzione. Ci rendiamo conto che è diversa da questa. Però ciò che rileva, no? Non è quello che io vedo, ma è quello che io scrivo. Allora, io che cosa avevo, di cosa stavo parlando? Parlavo di un giocattolo, e anche qui siamo di fronte a un giocattolo, che ha un nocciolo centrale, e ce l'ha anche questo, va bene? E una pluralità di filamenti elastomerici che si dipartono da questo nocciolo. Ce l'ha anche questo. Per cui se io mi limito, fermo restando che due oggetti sono diversi, se io mi limito a descriverlo in questi termini, la mia rivendicazione non è nuova rispetto a un documento di arte nota. Per cui devo iniziare a verificare quali sono le differenze. Allora, questo, diciamo, questa toy ball, quella che io voglio rivendicare, ha questi filamenti che si dipartono in una pluralità di piani angolarmente spalzati l'uno rispetto all'altro, che è una maniera, diciamo, un po' arzigogolata di esprimere in maniera generica il concetto che è tridimensionale e non è piatto. Ok? Poniamoci delle domande. Il mio documento di arte nota ce li ha questi filamenti in una pluralità di piani sfalsati? No. Questa differenza produce un effetto tecnico? Sì. E qual è l'effetto tecnico? Immaginate la solita mano del bimbo di 2 anni che arriva a prendere dall'alto questo oggetto o questo. È chiaro che ha maggiore facilità a prendere questo oggetto. Per cui, torno a ripetere, diciamo, l'esempio è lì apposta. Non è necessario che l'invenzione che io realizzo sia di vitale importanza per l'umanità. E d'altronde, ora diciamo non avete cambiato di posto, non lo trovo più, eccolo, parlavamo di un qualcosa che si applica ad attività di divertimento come le discoteche, no? Per cui, diciamo, non devo necessariamente fare invenzioni in campi, come dire, no? Che contribuiscano al progresso. Semplicemente devo conferire nuove funzioni tecniche
a qualcosa che sia già esistente. Per cui, che cosa succede, no? Che a tutti gli effetti è stata inviata all'EPO, dal richiedente di questa domanda di brevetto, questa rivendicazione, che sostanzialmente è quella di prima, con l'aggiunta del fatto che questi filamenti si dipartono in una pluralità di piani fra loro sfalsati. E l'EPO che cosa fa? L'EPO riceve la mia domanda di brevetto sulla palla pelosa, fa la sua ricerca di anteriorità, andiamo avanti, e trova un ulteriore documento. Cioè, il punto è, non ce n'era solo uno di personaggi che si era posto il problema di brevettare un giocattolo peloso, ce ne erano almeno due, chissà se anche altri. E in effetti, quello che viene trovato, no? Sono questi giocattoli self-adhesive, quindi diciamo ragionevolmente di quelli che io tiro e rimangono attaccati sul vetro per venire all'esperienza pratica di tutti quanti, che sono equipaggiati with spike-like rods or bristles, quindi con dei bastoncini a punta, no? Caratterizzati dal fatto che questi, diciamo, bastoncini sono attaccati sul nucleo centrale e sono fatti di materiale elastomerico. A questo punto anche la mia nuova rivendicazione 1, per quanto, torno a ripetere, il mio oggetto era diverso da questo, no? I due oggetti, se li guardiamo, sono diversi. Però la rivendicazione 1 che io ho scritto contiene solo elementi che sono anche qui dentro. Perché io avevo solo parlato di una pluralità di filamenti elastomerici, e qui ci sono, perché è detto esplicitamente che sono fatti di materiale elastomerico, e è evidente, senza bisogno di andarlo a cercare nella descrizione, che sono su una pluralità di piani angolarmente sfalsati. A questo punto, che cosa faccio? L'EPO mi ha risposto: o modifichi qualcosa, nell'ambito di quanto però mi hai già detto 6 mesi fa, non è che puoi aggiungere del materiale nuovo, o modifichi qualcosa oppure, come dire, la cosa finisce qui. E, diciamo, bisogna evitare, come dire, di vedere le cose più negative di quanto non siano. Perché, in effetti, se io mi inizio a porre la domanda come le posso modificare queste rivendicazioni per renderle inventive rispetto allo stato dell'arte, allora inizio a fare una bella tabella in cui ci sono caratteristiche tecniche, documenti di stato dell'arte. Così, diciamo, è una maniera chiara di organizzare le informazioni. Allora, il nucleo e i filamenti flessibili ce li hanno tutti. Dopodiché, la pluralità di piani ce l'ha il documento tedesco, non ce l'ha il documento statunitense. Il fatto che i filamenti siano floppy, quindi credo che sia flosci alla lettera, comunque sia, che non reggono il proprio peso, no? Ce l'ha il documento statunitense, non ce l'ha il documento tedesco. Per cui, diciamo, la combinazione di tutte e tre queste caratteristiche non c'è in nessuno dei due documenti noti allo stato dell'arte. Allora, a questo punto, io mi inizio a porre il problema, ma questa combinazione mi dà dei vantaggi? E in effetti i vantaggi sono due. Il primo è più facile da afferrare. Il secondo è non rompe le cose nel momento in cui gli sbatte contro. Queste cose ovviamente io le devo aver scritte tutte al momento del deposito della domanda originaria, no? Il fatto che i miei filamenti siano flosci non lo posso specificare 6 mesi dopo. Deve essere recuperato dal testo che ho depositato all'inizio. Per cui quello che faccio è modificare la rivendicazione 1 e depositare una rivendicazione in cui rivendico dei filamenti elastomerici, ciascuno avente una dimensione in sezione significativamente più piccola della propria lunghezza. E questa frase, come vediamo fra un attimo, viene utilizzata perché era presente nella descrizione originaria, che si dipartono in una pluralità di piani che, come dire, angolarmente sfalsati rispetto al nucleo. Questa era la descrizione che era stata depositata con l'Ufficio Europeo dei Brevetti al momento del deposito, no? In cui era esplicitamente scritto che le dimensioni in sezione di questi filamenti sono estremamente più piccole rispetto a quelle della lunghezza e che i filamenti sono allungati, flossi,
è di materiale elastomerico. Cioè non sto inventando niente quando rispondo all'ufficio europeo dei brevetti, sto recuperando tutto da cose che avevo già scritto. Risultato, diciamo, no, di questa storiella di iter brevettuale è che in effetti l'EPO ha concesso il brevetto e questo, e ora vediamo qual è la banca dati dove lo possiamo trovare, è un brevetto europeo concesso, ormai scaduto perché è del 90, quindi diciamo il tempo corre, però il concetto è che perché questo diciamo, caso dovrebbe interessarvi? In primis perché dimostra che non necessariamente l'innovazione che io devo tutelare mi deve sembrare importante, semplicemente io devo ritenere economicamente conveniente farci del business. La seconda cosa che dimostra è che anche quando l'ufficio risponde con un rapporto negativo, può darsi che io alla fine il brevetto lo riesca a ottenere. E la terza cosa che dimostra, ed è quella che ci interessa più di tutti, è che chi comanda è lo stato dell'arte. Perché finché io conoscevo solo il documento americano, io mettevo tre caratteristiche in fila e avevo una rivendicazione 1 che potevo giudicare nuova inventiva. Poi è venuto a galla un documento che io non conoscevo. E questa cosa succede spesso perché io posso anche essere, come dire, uno dei massimi esperti del mio settore, ma avrò una conoscenza molto ampia, ma difficilmente potrò avere una conoscenza totale di tutto ciò che nel mio settore viene pubblicato. Per cui è ragionevole che nell'arco di vita della mia domanda di brevetto, come dire, sbuchi perché lo trova qualcun altro un documento, diciamo, che ci lascia spiazzati a primo acchito. Per cui, diciamo, è fondamentale, nel momento in cui si deposita, avere una conoscenza dello stato dell'arte il più estesa possibile, non in generale, ma in relazione a ciò che io voglio rivendicare. E questa conoscenza si, diciamo, acquisisce mediante ricerche su banche dati brevettuali. Voglio arrivare al dunque, poi recuperiamo questi concetti. Allora, ok, allora, che cosa posso trovare? Posso trovare pubblicamente accessibili tutte le domande di brevetto e di brevetti concessi che abbiano almeno 18 mesi di età, perché quelli, diciamo, più vicini a me rispetto ai 18 mesi sono ancora in regime di segretezza. In che lingua li trovo questi documenti? Li troverò in una lingua di pubblicazione, che è, per le domande nazionali, la lingua dello Stato in cui sono state depositate. Quindi troverò le domande italiane in italiano, le domande francesi in francese e così via. Per le domande di brevetto europeo, in una lingua fra inglese, francese o tedesco. Le rivendicazioni delle domande di brevetto europeo sono disponibili in tutte e tre le lingue quando il brevetto viene concesso. Per le domande internazionali PCT, una delle 8 lingue che lì vi ho elencato, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, arabo, cinese e giapponese. Ovviamente l'italiano non c'è, lo spagnolo sì, ma questioni politiche perché i brevetti in spagnolo praticamente non ne vengono depositati da un punto di vista statistico. Il punto è che una domanda pubblicata in cinese rileva come anteriorità anche per me che sono un inventore italiano. Anche perché questa cosa, diciamo, sarebbe impari. Se una domanda cinese potesse rilevare per un inventore cinese, ma non rilevare per un inventore italiano. Da un punto di vista pratico, della maggior parte delle domande PCT esiste comunque almeno un riassunto in lingua inglese disponibile. Così come delle domande di brevetto giapponesi esiste il riassunto in lingua inglese e un servizio di traduzione automatica sul sito dell'ufficio brevetti giapponese. Dove li vado a trovare? Questi documenti. Ah, questi documenti li vado a trovare in banche dati che sono in generale liberamente accessibili, sebbene alcuni servizi di ricerca, cioè diciamo i servizi che ti offrono la possibilità di fare query complesse e di scaricare in automatico i risultati, possano essere a pagamento. Patent Information Services for Experts dell'EPO, piuttosto che Delphion.com, piuttosto che tanti altri. Però, diciamo, il database, la banca dati e i servizi di ricerca di base sono liberi e accessibili a tutti. Dove li troviamo? Qui, diciamo, come riferimento vi ho citato una serie di siti
a cui diciamo, si trovano queste banche dati, e c'è SpaceNet dell'EPO, poi c'è il sito dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Intellettuale, c'è Google Patents, che io diciamo, non amo particolarmente perché secondo me consente meno controllo sulla ricerca degli altri strumenti, ma che ha un'interfaccia utente estremamente user-friendly. C'è il sito dell'ufficio brevetti americano, c'è il sito dell'ufficio brevetti giapponese. C'è anche il sito dell'ufficio italiano brevetti e marchi che, diciamo, a differenza di tutti questi altri siti che vi ho citato, riporta semplicemente i dati bibliografici delle domande. Per cui di una domanda di brevetti italiano, che in teoria dovrebbe essere accessibile al pubblico, io in realtà potrò leggere nome e cognome dell'inventore e del depositante, il titolo della domanda e l'indirizzo dello studio o del richiedente. Fine. Se voglio leggere veramente la domanda, devo fare una richiesta all'ufficio italiano brevetti e marchi e farmela mandare in cartaceo. Quindi questa è la situazione dell'Italia rispetto al resto del mondo. Ora, che cosa ci trovo? No? Ci trovo tutta una serie di dati bibliografici che mi servono nel momento in cui faccio la ricerca per capire il documento che ho di fronte, quando è diventato pubblico e che diritti conferiva al titolare, diciamo al suo proprietario, no? Quindi, a parte titolo, date, titolare, inventore, troverò una di queste sigle, vi ho messo le quattro più frequenti, che mi dicono se è una domanda di brevetto e quindi ci trovo la A, o se è un brevetto concesso e ci trovo la B. E dopodiché la sostanza, la cosa che mi interessa è il contenuto tecnico. Potrò accedere a descrizione, rivendicazione, disegno e riassunto. Rapida carrellata, dal punto di vista così dell'impatto, tranne quelle italiane che le vediamo in fondo, tutte le domande hanno più o meno questo tipo di aspetto. Una copertina in cui ho titolo, inventore, domanda, deposito, data di pubblicazione e quant'altro nella parte superiore. Ho un riassunto rapidamente accessibile sulla copertina e ho tipicamente un disegno di copertina, un'immagine di pubblicazione. Per cui io con uno sguardo su una domanda di brevetto americano sono in grado di capire di che si tratta. Se il fatto che quella domanda mi sia arrivata in effetti mi interessa e mi vado a scaricare tutta la domanda, oppure posso andare avanti. Stessa cosa per una domanda internazionale. Stessa cosa per una domanda di brevetto europeo. La domanda di brevetto italiano, invece, non è una barzelletta, è così. Io apro la copertina e trovo il numero di domanda e la data di deposito. Non so ancora di che si parla e chi è il richiedente. Vado alla seconda pagina e scopro chi è il richiedente, chi è il titolo e chi è l'inventore designato. Cioè io ancora ho, come dire, sfogliato due pagine della mia domanda e non so di cosa parliamo. Però, diciamo, questo era a puro titolo di curiosità per evidenziare la maniera pratica in cui noi italiani diamo le informazioni rispetto, come dire, al resto del mondo. A questo punto io andrei al dunque, che è ok, che è, diciamo, una carrellata di come si fa una ricerca su SpaceNet, e poi, diciamo, visto che vi ha dato Salvatore all'inizio della lezione le credenziali per l'accesso a internet, vi lascio, come dire, una traccia di ricerca, che poi vedremo anche svolta nei suoi risultati, con un po' di tempo per, come dire, fare un tentativo. Allora, SpaceNet, che è il database che io, diciamo, vi consiglierò di utilizzare per questa esercitazione, è un database di 70 milioni di documenti che contiene brevetti da tutto il mondo. Ci si trovano tutte le domande di brevetto europeo e di brevetti europei concessi, tutte le domande di brevetto internazionale e le domande di brevetto da una novantina di stati nel mondo, almeno a livello bibliografico. Poi anche lì, cioè, gli italiani ci mettono solo il titolo e il richiedente. Ma quello, diciamo, è un problema dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L'interfaccia, diciamo, è piuttosto, come dire, interattiva, facile. Si può scegliere fra così, smart search, quindi se io già so qual è il numero del documento che voglio trovare, lo inserisco e via. Altrimenti, come dire, è inutile stare a, come dire, a spiegarle, lo vediamo nel dettaglio, si fa prima. Quali sono gli approcci da utilizzare nel momento in cui andiamo a cercare su banche dati brevettuali? Allora, potrei fare una ricerca per parole chiave, come faccio su Google.
Ho un po' di problemi però. In primis è che mi rimane generica la ricerca, se non specifico il settore tecnologico. E poi il problema è nella ricerca delle parole chiave, perché vedremo ora una serie di esempi. Come abbiamo visto, io quella toy ball l'ho definita amusement device. E sfido chiunque di voi, ex ante, cioè prima che io vi abbia fatto l'esempio, ad andare a cercare per quell'oggetto con la parola chiave amusement device. Per cui diciamo, la ricerca per parole chiave, che pure è un approccio obbligatorio se voglio cercare qualcosa, va fatta con un attimo di cognizione. Il secondo approccio, ovviamente, come dire, che è parallelo al primo e non sono mutuamente esclusivi l'uno rispetto all'altro, è quello di fare una ricerca per classi tecnologiche. Nel senso che ciascun patent o patent application, quindi diciamo anche le domande, nel momento in cui sono pubblicate, vengono pubblicate con un codice di classificazione che viene, diciamo, non deciso dal richiedente, il quale potrebbe dire io voglio una domanda che sia pubblicata in quel campo tecnologico, ma attribuito d'ufficio, per gli italiani nella fattispecie, dall'Ufficio Europeo dei Brevetti. E fa riferimento a una fra le classificazioni più diffuse, noi vediamo la IPC, che è la International Patent Classification, e che diciamo ha una struttura gerarchica molto dettagliata. La vediamo in dettaglio, quindi non vi annoio oltre. È molto intuitivo cercare in questa classificazione, tuttavia non sempre troveremo nella classe che ci pare opportuna ciò che cerchiamo. Questo diciamo lo vediamo con qualche esempio. È solo per dire che i due approcci vanno utilizzati in parallelo. Allora, un po' di gergo di brevetti. Allora, se cerchiamo un brevetto su una penna, è più probabile che troveremo scritta definita come writing instrument. Per cui se io vado con la parola chiave pen, probabilmente non troverò nulla. O comunque non troverò i risultati significativi che altrimenti potrei cercare. Ulteriore esempio, è plurality of balls, che in realtà è il cuscinetto a sfera. Oppure, spherical object with floppy filaments, toy ball. Non troverò mai toy ball per un oggetto del genere. Ancora, electrical power source for electronic circuits, la batteria. Semiconductor switching device with a control electrode, il transistor. Ovviamente, diciamo, ci sono tutta una serie di esempi, no? Che permettono di comprendere che in realtà una ricerca per parole chiave, se non ho preventivamente definito il campo tecnologico in cui, come dire, voglio effettuare questa ricerca, mi potrebbe dare dei risultati che, diciamo, poco hanno a che fare con quello che io effettivamente sto cercando. Per esempio, una porta o una finestra potrebbe essere definita wing se nel contesto dell'invenzione ciò che rileva è il fatto che sia uno sbraccio. Per cui, e questi diciamo, ovviamente diciamo, non sono assolutamente esaustivi questi esempi, sono così. Addirittura, se una molla funziona come mezzo di accumulo temporaneo di energia meccanica, potrebbe essere definita come energy storing means, cioè mezzi di accumulo dell'energia. Ancora, tutto ciò che è viti, rivetti, chiodi, sono sempre fastening means, cioè mezzi di connessione. Poi il fastening means potrà essere una connessione bullonata, insomma, qualunque tipologia di connessione meccanica. Ancora, tipicamente una membrana o diaframma, no? Che viene spesso utilizzato per, come dire, avere del volume variabile fra parti di un circuito fra loro idraulicamente separate, tipicamente verrà chiamato con una locuzione del tipo flexible member. Quindi, e ce ne sarebbero tante altre. Ragion per cui, diciamo, l'approccio con le parole chiave, innanzitutto è bene farlo ponendosi il problema di dire io come la definirei in maniera generale questa caratteristica tecnica che sto cercando. Perché se la diciamo, se io la mia penna, nel momento in cui la vado a rivendicare come penna, capite benissimo che uno, se il problema era migliorarne il tappo e fa un pennarello o una matita, probabilmente mi ha girato in fretta, no? Per cui io sarei il primo a trovare writing means, writing instrument o quant'altro. Quindi, questo diciamo come prima osservazione.
e secondariamente unire alla ricerca per parole chiave una ricerca nella classificazione europea dei brevetti, che sostanzialmente ha, allora, la ECLA, la European Classification, l'IPC che vi ho citato, e da quest'anno la Cooperative Patent Classification, quindi diciamo una classificazione cooperativa, sono in realtà, fanno sempre riferimento alla stessa struttura gerarchica. Chi è differente è la classificazione dell'ufficio americano e la classificazione dell'ufficio giapponese. Per cui ci sono settori tecnologici nei quali, se io trovo, so che ci sono molti depositanti americani, potrei avere interesse a trovare un primo set di brevetti, verificare, diciamo, essendo centrato con i codici della mia classificazione, verificare, visto che lì c'è, diciamo, il raffronto dei codici classificazione, quali sono i codici della classificazione americana pertinenti a quel gruppo, e poi rifare una ricerca solo nel database americano con i nuovi codici. Però qui, diciamo, andiamo già alle sottigliezze. In primis, diciamo, possiamo partire considerando che l'IPC o la ECLA o la CPC che troveremo sono tutte sostanzialmente identiche fra loro. E sono in particolare strutturate, come potete vedere, in una serie di 8 da A ad H macro capitoli, cui se ne è aggiunto di recente uno nuovo per General Tagging of New Technological Developments, quindi diciamo si è aggiunto un nuovo capitolo dove hanno messo dentro le varie ed eventuali, cioè tutte quelle cose, tutti quei campi della tecnica che neanche esistevano quando è stata, come dire, definita la classificazione brevettuale. E questi 8 settori vanno dalle human necessities, dalle, come dire, necessità umane, dove dentro troveremo dalle borse e articoli di abbigliamento fino agli articoli per l'igiene, no? Una vasta serie di argomenti, trasporti, chimica e metallurgia, industria tessile e carta, costruzioni fisse, quindi tutto ciò che è edifici, strutture, infrastrutture, ferrovie, strade e quant'altro, ingegneria meccanica, le armi, diciamo, c'è già, come dire, da subito si sa che l'industria delle armi innova. Poi c'è fisica ed elettricità. Elettricità è facile, in fisica ci sta dentro tutta una serie di cose che è la lettera G, fisica, delle quali in particolare può essere di interesse tutto ciò che è elaborazione dati. Allora, supponiamo di essere interessati, questo ancora non è, diciamo, l'esempio da svolgere, ma è, come dire, un primo approccio al problema. Supponiamo di essere interessati a trovare dei documenti nel settore delle tecnologie di condizionamento dell'aria per autobus, no? Allora io posso fare una ricerca all'interno della classificazione, quindi air condition and bus, eccetera, eccetera. Quindi diciamo c'ho un mio campo di ricerca dove metto delle parole chiave che mi permettono di trovare i codici di classificazione e trovare che c'è un settore tecnologico B60H1 che parla, nella fattispecie, di heating, cooling or ventilating devices. Una volta che ho trovato, eccolo qua, questo B60H1, no? Che sta sotto B60H, dove B60H era, come dire, i dispositivi di aria condizionata, riscaldamento e quant'altro, in particolare per i veicoli, per il trasporto di passeggeri o merci. Per cui, come vedete, diciamo, esistono, a partire dalla B, no, che era in generale trasporti, si passa a B60, veicoli, poi c'è B60H, all'interno dei veicoli parliamo del condizionamento, e B60H1 sono proprio le dispositivi di riscaldamento e condizionamento. Per cui se io una ricerca per parole chiave la faccio inserendo B60H1 come codice di classificazione o viceversa senza inserire alcun codice di classificazione, allora le stesse parole chiave potranno per esempio portarmi agli impianti di condizionamento per uso civile, che hanno problematiche, applicazioni tecniche completamente differenti dagli impianti di condizionamento per utilizzo su autoveicoli. Per cui, diciamo, nel caso di questo esempio, siccome voleva i veicoli, diciamo, mezzi di
condizionamento per autobus, no? B60H1 slash 00H2, no? Andando a scorrere nella classificazione, c'è una classe che parla specificamente dei veicoli per portare un grande numero di passeggeri. Per esempio, autobus. A questo punto, nell'interfaccia che ora apriamo, e va da sé che io, come codice di classificazione, mi rendo conto che si vede sgranato, comunque, come codice di classificazione inserisco il mio B60H100H2 e dopodiché magari voglio soltanto delle European Patent Application, perché probabilmente sarò interessato a conoscere brevetti o domande che hanno dei diritti residui in una nazione che fa parte dell'Europa, no? E trovo 105 risultati, che diciamo non è un numero piccolissimo, ma non è neanche un numero enorme rispetto a ciò che avrei avuto se non avessi ristretto per classificazioni. Dopodiché, in particolare, ce n'è qualcuno che balza all'occhio per il titolo, Air Conditioning Device for a Transport Vehicle and Corresponding Transport Vehicle, quindi diciamo dispositivo di condizionamento per veicoli da trasporto, che in effetti, diciamo, mostra esattamente un dispositivo di condizionamento per veicoli da trasporto. Allora, va da sé che se io ho iniziato queste ricerche di anteriorità, probabilmente avevo interesse a uno specifico, a una specifica caratteristica che ritenevo opportuno utilizzare nello sviluppare il mio sistema di condizionamento per veicoli. Per cui, diciamo, poi il fatto di aver trovato questo documento può essere rilevante o meno a seconda del contenuto tecnico che in questo documento io ci trovo. Però il punto è questo: l'approccio di ricerca deve essere di questo tipo. 105 documenti, molti li potrò scartare semplicemente leggendo il titolo, qualcun altro lo scarterò leggendo l'abstract, mi rimarranno un numero gestibile di documenti da leggere sul testo intero. Ora, io la cosa che, diciamo, per dare poi un taglio pratico alla faccenda, ciò che vi propongo di fare è di verificare se magari troviamo anche proprio questo, perché anche questo è un brevetto realmente concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti. Se ci sono documenti di arte nota che anticipano o descrivono questa invenzione. Allora, capiamo l'invenzione che cos'è, perché diciamo è piuttosto semplice una volta che sia stato spiegato. Allora, l'invenzione si riferisce a un double pipe, ovvero uno scambiatore di calore in cui diciamo il refrigerante passa all'interno di questo tubo a serpentina e viceversa un flusso di aria passa nel tubo, nel mantello, no? Quindi l'invenzione cosa si riferisce? Si riferisce a un double pipe e a un metodo per produrlo. Questo double pipe, quindi diciamo questo scambiatore di calore a doppio tubo, è preferibilmente impiegato, manco a farlo apposta, ma diciamo è una combinazione, nei sistemi di condizionamento utilizzati nei veicoli per far circolare il refrigerante e viceversa l'aria da utilizzare nell'abitacolo. Ora, l'invenzione in cosa consiste? Secondo l'invenzione, un tubo interno 2 viene formato in una configurazione ondulata o a spirale e viene mantenuto, quindi fissato, vincolato, alla faccia circonferenziale interna del tubo 1. Quali sono gli effetti tecnici che io, diciamo, ritengo questa invenzione abbia e che vogliamo vedere se ce l'ha anche qualcun altro? E sono due: la facilità di produzione, perché mi è sufficiente infilare il tubo e deformare il tubo esterno, no? Io infilo il tubo interno, lo vediamo nella slide successiva. Infilo il tubo interno, deformo o, diciamo, clampandolo o piegandolo il tubo esterno e a quel punto il tubo interno non si muove più. Per cui io, diciamo, ho ottenuto il vincolo tubo esterno-tubo interno in una maniera facile. E il secondo motivo è la, diciamo, riduzione, l'eliminazione del rumore dovuto alle vibrazioni. Perché se questo tubo interno fosse fissato all'estremità, ma libero
come dire, nella sua parte centrale, vibrando, potrebbe, come dire, urtare periodicamente il tubo esterno. I modi in cui questa invenzione può essere realizzata sono due. Il primo è: infilo il tubo interno nel tubo esterno, lo piego, e il fatto di piegarlo fa sì che, diciamo, vengano a contatto le facce dei due tubi e quindi lo mantengo in posizione. Il secondo, come vi accennavo, è: deformo elasticamente verso l'interno il tubo 1. In questa maniera, laddove io l'ho deformato, sto schiacciando leggermente la spirale e, così facendo, la tengo in posizione. Ok, il punto è: questa invenzione, che, attenzione, oggi non sarebbe brevettabile, ma nel momento in cui è stata depositata ha dato origine a una domanda di brevetto europeo che poi è stata concessa, quindi, diciamo, alla sua data di deposito è diventato un brevetto concesso. Cosa possiamo dire? È brevettabile oppure no? Ci poniamo un problema di fare una ricerca di anteriorità? Ah, per fare questa cosa, se intanto, come dire, vi dotate di connessione internet, io vi mostro, diciamo, no, l'inizio, poi vi lascio un po' di tempo e poi discutiamo insieme i risultati. Allora, se andate al sito espacenet.com, no? Vi appare questa interfaccia in cui, diciamo, la cosa che io trovo più comoda è cliccare su Open Spacenet at DPO. Quindi, diciamo, andiamo sull'accesso al database Spacenet gestito dall'EPO. Prego. Stava... Ah. Allora, nel momento in cui arriviamo, no, sull'accesso gestito dall'EPO al database di Spacenet, la cosa più, diciamo, le due cose che ci interessano sono l'Advanced Search, dove ci sono tutta una serie di campi di ricerca. Chiunque di voi è assolutamente in grado di utilizzarli, la cosa che ci interessa è questa. Ricerca per parole chiave. Enter keywords in English. Questo database fa ricerche su tutti i documenti di cui esiste almeno l'abstract in lingua inglese, che non sono pochi, nel senso che, come vi accennavo, spessissimo vengono fuori domande di brevetto cinese, delle quali comunque è disponibile un abstract inglese quando le pubblicano. Quindi, diciamo, in ogni caso, a meno di, come dire, settori tecnologici particolari, partire con una ricerca in lingua inglese è comunque una buona strategia. Per cui, ricerca per parole chiave, ricerca per numeri o codici relativi agli stati, per cui io potrei avere interesse alle domande italiane e metterei un IT, o alle domande tedesche metterei un DE, e così via. Ancora, date o date ranges. Potrei essere interessato, se voglio distruggere il brevetto di un concorrente, solo a quei documenti che siano stati pubblicati in una data antecedente al 95. Vabbè, sono andato troppo indietro perché sono già scaduti. Al 2005, ok? Quindi, diciamo, posso anche introdurre un limite sulla data di pubblicazione del documento che mi interessa. Ancora, potrei essere, diciamo, interessato a conoscere che carte ha in mano un mio, come dire, concorrente, per cui potrei essere interessato a documenti che si riferiscono o, come dire, a lui come richiedente, quindi potrebbe essere lui, la sua azienda, o un'azienda a lui collegata, o viceversa lui come inventore, che sarà necessariamente una persona fisica. Da ultimo, ed è la cosa che abbiamo appena visto, potrei essere interessato, e il consiglio è quello di farlo sempre, a inserire uno o più codici di classificazione, in modo da, come dire, restringere la ricerca nel tempo, come dire, più che nel tempo che lo potrei fare sopra, nello spazio, cioè di tutto il database, prenderne una piccola porzione. Per sapere quali sono questi codici di classificazione, posso andare o su questa... Oh,
o su questa classification search e fare una ricerca per parole chiavi, oppure io personalmente trovo molto comodo l'IPC Browse del WIPO. Basta scrivere IPC Browse su Google, che diciamo è il primo risultato, e questa è un'interfaccia, diciamo così, visivamente un po' più chiara, ma questo ovviamente è un'opinione, che ci permette di andare a, come dire, navigare all'interno della classificazione. Ragion per cui, ad esempio, no, nella famosa sezione A, iniziamo a aprire una per fare un esempio e poi andiamo allo svolgimento del double pipe. Nella famosa sezione A delle necessità umane, io inizio a trovare la classe A01 che ha a che fare con l'agricoltura, poi le A21, 22, 23 con il cibo e il tabacco, per cui ho, eccoci qua, tutto ciò che ha a che fare col baking, quindi con i prodotti da forno, tutto ciò che ha a che fare con i prodotti da macelleria e poi tutto ciò che ha a che fare con il cibo e le derrate alimentari. Tutto ciò che ha a che fare col tabacco e le sigarette. Ovviamente ciascuna di queste, se apriamo ad esempio la prima, quella sull'agricoltura, al suo interno ne ha una pluralità, per cui possono esserci le lavorazioni del suolo, i metodi per piantare o fertilizzare e quant'altro. Ancora, se io apro A01B, che sono le lavorazioni del suolo, troverò gli strumenti manuali per le lavorazioni del suolo. E all'interno degli strumenti manuali troverò i rastrelli, no? With teeth, troverò, ora qui viene a galla il fatto che non conosco gli strumenti per agricoltura in italiano, quindi mi manca il vocabolario. Però il concetto è che, diciamo, quasi tutti gli oggetti quasi tutti gli oggetti che ci circondano hanno una classe nella classificazione internazionale dei brevetti. E come avete visto anche piuttosto dettagliata, perché gli strumenti a mano per agricoltura con i denti, quale può essere il rastrello, sono divisi dagli strumenti per girare le zolle, che sono le zappe. Cioè il rastrello è diverso dalla zappa. È chiaro che nel momento in cui faccio una ricerca, se mi limito a fare una ricerca in A01B, senza specificare ulteriormente, li becco tutti. Per cui, diciamo, non è che devo limitarmi ad A01B 1.18. Probabilmente se cerco in A01B, che è un sottoinsieme più grande, troverò un po' più risultati, ma evito di escludere per errore dei risultati che vorrei. Allora, torno a... No, eccolo qua. Torno al nostro double pipe. La prima cosa che io farei è capire in quali classi della classificazione internazionale andarlo a cercare. So, 18 e 5. Qualche minuto, come dire, navigate un attimo fra i menu, provate a farlo, poi ovviamente discutiamo dei risultati e vediamo che cosa viene fuori. Come? Un buon sistema è quello di chiamarti al cellulare. Io c'ho questo problema. Ma esistiamo anche per questo. Però il problema è che chiamare al cellulare ogni volta poi non è. No, no, per me va bene. Se ne vede per l'azienda, se. Vedete battuta. Questo cos'è? Non è un verme. Eppure diciamo l'esempio del trucciolone mostra che a torto o a ragione, io ora diciamo non assumo una posizione rispetto a chi pensa che ci sia un eccesso di proprietà intellettuale, a torto o a ragione
il mondo brevetti e proprietà intellettuale ti circonda, per cui se fai impresa ci sbatti. Cioè, io mi sono trovato con casi di aziende che facevano termoblocchi in calcestruzzo, per cui diciamo un imprenditore di provincia che ha il suo capannone in campagna e si vede arrivare l'ufficiale giudiziario che gli dice che i termoblocchi in calcestruzzo che può fare sono coperti da un brevetto europeo concesso a un'azienda friulana. E tu sei a Ostuni, provincia di Brindisi. Mai nella tua vita avresti pensato, come dire, rivendendo prodotti per l'edilizia, di avere a che fare con la proprietà intellettuale. Eppure ti arriva. Oppure, scusa, altri casi relativi a travi in materiale metallico per fabbricazioni civili. Sono, come dire, uno quando pensa a un brevetto non pensa a questo tipo di industria, però in effetti anche questo tipo di industria poi ci si scontra. Cioè, se ti trovi a dialogare con qualcuno, devi pensare, guarda che vabbè, lui è troppo pessimista. Non è pessimista. Bisogna essere realisti e aprire gli occhi prima piuttosto che sbattere nel muro dopo, questo sì. Anche se vuoi mettere senza brevetto, uno dice, ma mi è venuta questa idea, io quasi quasi la faccio, la metto sul mercato. Porsi il problema, sì. Porsi il problema prima non è male. Però diciamo, ora io ho saltato sulle ricerche di anteriorità la parte, come dire, tra virgolette teorica, nel senso di dire quando fare una ricerca di anteriorità e cosa cercare. Se diciamo c'è tempo e pazienza, come dire, mi farebbe piacere dirle queste cose. Quindi sì, io prima di commercializzare il caso che guardo chi è che ha dei brevetti concessi validi in Italia, se sto andando, come dire, no? A vendere dietro casa mia. No, ma ora, diciamo, qualche minuto diventate esperti e poi lo vediamo insieme. Conosciamo i nomi ingegneristici per dare... Il punto è, stiamo cercando un codice di classificazione in cui possa essere inserito uno scambiatore di calore a doppio tubo e in particolare che poi viene utilizzato per veicoli, ma già trovare un codice, no, con uno scambiatore di calore a doppio tubo va bene. Per cui il punto è, allora in primis, scambiatore di calore come lo dico in inglese? Veicoli stiamo, però dobbiamo dire. Io mi inizierei, se voglio fare una ricerca per classificazioni, no, mi inizierei a porre un po' di domande. Scambiatore di calore come lo dico in inglese, visto che la spiegazione è questa, e che sinonimi ha? Heat exchanger, ok? Per cui inizierei a provare con quello e vedo che codici di classificazione vengono. Dopodiché, dai codici di classificazione che vengono, mi prenderei la briga di andarne a leggere la descrizione per verificare se non è il caso di fare un passo indietro e trovare un'altra strada. Anche perché qua il doppio tubo è fondamentale per stringere il campo. Sì, però il punto è questo e lo vediamo. In realtà gli scambiatori a doppio tubo, cioè in cui un fluido passa in un tubo interno e l'altro nel mantello, hanno una classe di classificazione loro. Per cui il fatto che sia un doppio tubo non è una parola chiave, ma mi serve identificare il settore tecnologico in cui andare con parole chiave. Diciamo, è un approccio a cui chiunque faccia ricerche di anteriorità, che in genere le fa... perché sto facendo la tesi e faccio una ricerca bibliografica per fare lo stato dell'arte prima del mio lavoro, non è abituato, perché tipicamente si va su rivista, si vede l'ultima annata dei numeri di un, come dire, ridotto numero di riviste e poi si fa una ricerca per parole chiave su riviste selezionate. Però, diciamo, in realtà io lo sto facendo implicitamente quando seleziono le riviste su cui fare la ricerca per parole chiave. Semplicemente non la strutturo questa attività, lo faccio senza rendermene conto. Ma voi siete avanti, cioè, siete avanti. Il codice di classificazione l'abbiamo trovato? Ci abbiamo l'esperto. Tu fermo un turno adesso. Ci siamo?
F va bene. Il titolo l'ho scritto io. No, e il problema è che in italiano parliamo io, voi e qualche altro gatto qua fuori. Quindi, allora, c'è un aspetto che non ha, ho visto che, diciamo, mediamente, siccome non è più intuitivo, non viene considerato. Ma il fatto che la nostra invenzione comprende sia un dispositivo che un metodo per realizzarlo. E quindi il dispositivo va nella F, come avete correttamente trovato. E in particolare in F28. Poi Dio F, però già cercare in F28 è una cosa buona. Poi c'è un altro aspetto, che c'è un B21D che parla delle metodi per la... scusami? Eh sì, cioè i metodi di lavorazione dei semilavorati metallici. Quindi in questo caso dei... cos'era? Tubi, barre o lamine. Attenzione, metodi di lavorazione senza rimozione di materiale, perché tutte le lavorazioni per asportazione di truciolo sono in un'altra classificazione. Questo, diciamo, mi consente, è vero che ora sembra di essere pignoli, però se io faccio una ricerca e mi vengono fuori 30 risultati, magari li guardo veramente, se faccio una ricerca includendo tutto e mi vengono fuori 300 risultati, è come se non l'ho fatta questa ricerca, perché materialmente i primi tre li leggo con attenzione, al quinto mi cala la palpebra e poi smetto. Per cui, diciamo, i codici di classificazione sono questi. Allora, a questo punto io così mi accontenterei di andare in F28, no? Quindi di inserire come simbolo di classificazione F28, dove ricordiamoci che F28 riguarda comunque gli exchange apparatus, ok? E di andare, parola chiave in titolo abstract, inizierei con double pipe e vediamo... diciamo, quanti risultati vengono. Come vedete ci sono 1584 documenti per i quali io ho double pipe type heat exchanger, perché ho cercato in F28. Vediamo che cosa succede se, anziché cercare in F28, cerco in F28D o F28F, ok? Quindi se ne possono andare più di uno nella stessa riga. Sì, diciamo la logica booleana si può utilizzare, gli OR o gli AND sono come dire assolutamente ammessi. E ancora sono 1484, per cui diciamo l'approccio per codice di classificazione da solo non per forza mi porta fino in fondo al percorso, perché o io vado a specializzare ancora il codice di classificazione, però non sono così sicuro poi di beccare tutti i risultati che vorrei, e questa è una strada e si può provare. Oppure devo iniziarmi a porre il problema di come io spiegherei questa invenzione. Allora, qui il concetto è che c'è per forza qualcosa di piegato, ondulato o a spirale, quindi diciamo ci deve essere per forza, affinché qualcuno anticipi la mia invenzione, il concetto che il tubo interno è piegato, e ci deve essere per forza il rapporto interno-esterno. Posso utilizzare parole diverse per esprimere questo concetto, però necessariamente
dovrò dire che il mio tubo interno è piegato, necessariamente dovrò spiegare che i due tubi sono posizionati uno internamente rispetto all'altro. Per cui posso iniziare ad aggiungere alla mia ricerca una serie ulteriore di parole chiave. Per esempio, no? Potrei avere inner or internal or outer or external, e sicuramente dovrò avere qualche parola che mi indichi il fatto che il tubo interno è, come dire, a spirale. Or spiral, c'era qualche altro sinonimo che in questo momento mi sfugge. Vediamo un attimo così che cosa viene fuori. Chiaramente, diciamo, dovrei prendermi la briga di prendere un dizionario tecnico e fare una ricerca per sinonimi. Allora, vediamo se viene fuori o se gliel'ho fatta troppo complessa. Siamo scesi a 112 risultati. Attenzione che eravamo a 1484. A questo punto, di ciascuno di questi risultati, no, iniziamo a verificare che cosa mi consente di vedere in maniera rapida il database. Allora, se entro nel primo, che aveva proprio un titolo che mi interessava, Double Pipe for Heat Exchanger, no? Allora, che cosa posso iniziare a verificare? Posso vedere innanzitutto che è una domanda di brevetto statunitense. Codice nazione US, codice di tipo domanda A1. Vabbè, gli inventori, l'applicant, il codice di classificazione F28D710 e dopodiché ho un riassunto di questa domanda. Per un errore del database non mi carica in automatico anche l'immagine di copertina che altrimenti mi caricherebbe, per cui magari anziché stare a leggere come primissima cosa è più rapido guardare le immagini. Vado qui su Mosaics e inizio a verificare che in effetti qui c'è un tubo interno che è piegato, ma come si può vedere il concetto è completamente diverso dal mio, no? Per cui diciamo questo documento lo posso già battezzare non particolarmente rilevante. Sulla sinistra, no? Allora c'è la prima pagina a cui ci porta è dati bibliografici. Dopodiché io posso accedere al testo della descrizione, che come vedete è indicizzato, per cui come dire, non è un'immagine, ci posso effettuare ricerche dentro, al testo delle rivendicazioni, no? E alle immagini. Qualora mi interessi, e diciamo spesso è così, posso anche andare al documento originale e scaricarlo. Ecco, questa è una di quelle cose che i servizi, diciamo, a pagamento mi evitano, questa di introdurre il numerino per dimostrare che sono un essere umano, no? Per cui io posso scaricare il PDF e verificare che in effetti questo documento è un double pipe in cui c'è almeno un tubo a spirale, ma assolutamente non può essere realizzato nella maniera facile in cui io realizzo il mio. Per cui, diciamo, a tutti gli effetti non mi interessa. Chiaramente questa cosa poi, diciamo, io la ripeto per altre domande, laddove però, dove inizio a vedere cose che non mi interessano, del tipo giunto del tipo a doppia spirale, piatto con ali, non lo apro neanche questo documento. Cioè è chiaro che di questi 100 documenti, insomma, molti non saranno esattamente ciò che io sto cercando, no? Double type heat exchanger pipe, questo è generico e potrebbe anche interessarmi. E questo, come vedete, diciamo, mi carica immediatamente anche l'immagine, che quello di prima non mi aveva caricato. E in effetti
questo potrebbe iniziare a essere interessante, nel senso che descrive allora, la forma che descrive è il fatto che il tubo interno è a spirale e continuously collides with a plurality of protrusion to undergo its exchange and be cooled. Allora, cerchiamo una figura che ci faccia capire chi sono queste protrusion 103. La cosa bella di queste ricerche è che a seconda dell'ordine in cui tu scrivi la query, i risultati magari sono analoghi, ma sono diversi, è diverso l'ordine in cui ti vengono mostrati. Per cui, diciamo, pur rifacendola due volte, il documento che ti capita sott'occhio per primo non necessariamente è lo stesso. No, ho sentito. Sì, cioè, ritengo che dipenda dal modo in cui lui poi prende la nostra query e la formula in un insieme di query elementari. Però, diciamo, onestamente, è un qualcosa che non conosco. Allora, qui in effetti dubito che si possa considerare che questo, diciamo, tubo interno può semplicemente essere fatto come forma spirale e inserito, come avviene nella mia invenzione. Ora, ovviamente, noi, diciamo, in questo momento non ci mettiamo a aprire tutti e 100 i documenti che avremmo trovato, ci accontentiamo, no, dei risultati che ci dava l'EPO, che ne ha, nel caso didattico ne ha selezionati due o tre per noi, e li consideriamo come risultato rilevante e andiamo a vedere l'iter del brevetto. La cosa che era interessante verificare, non so se, diciamo, mentre io lo facevo è arrivato anche a voi, è che tutto sommato in un tempo modesto, no? Perché ora lo stavamo spiegando, per molti di voi era la prima volta, quindi è chiaro che nel momento in cui si acquisisce una certa dimestichezza rimane sempre un grosso impegno di tempo da dedicare, che è quello relativo alla lettura dei documenti. Però un numero ragionevolmente piccolo di documenti rilevanti si possono trovare gratis e in tempi rapidi. E questa cosa, diciamo, in genere è sempre sottovalutata quando si inizia a fare qualunque tipologia di sviluppo prodotto. Ok, allora. Ok, allora, com'è andata, diciamo, no? Poi, a prescindere dai risultati della nostra ricerca di anteriorità, no? L'iter di questa domanda di brevetto ormai piuttosto datata. Allora, il loro primo tentativo, no? È stato quello di dire, vabbè, cerchiamo di avere una protezione più ampia possibile, per cui hanno definito una rivendicazione 1, e domani io vorrei, diciamo, se avrete la pazienza di tornare anche domattina, verificare con voi, diciamo, quali sono le modalità di scrivere una rivendicazione. Ora lo stiamo dando per scontato, accettiamo questa rivendicazione 1, vedremo, diciamo, che c'è un modo di scriverle per cercare di avere la più ampia protezione possibile. Allora, loro si sono posti il problema di scrivere una rivendicazione ampia e hanno scritto una rivendicazione indirizzata a un double pipe che comprende un tubo esterno e un tubo interno, e fin qui pace. Il tubo interno, essendo securely fixed, quindi, diciamo, vincolato al tubo interno, pardon, al tubo esterno. Quindi capite bene che, definite in questi termini, se io dico semplicemente securely fixed, qualunque modalità di fissaggio è idonea a togliere novità a questa rivendicazione. E infatti, da una loro ricerca di anteriorità, hanno trovato questa domanda di brevetto europeo che in effetti mostra un double pipe in cui c'è un tubo interno che è vincolato al tubo esterno, ma che assolutamente, come, diciamo, è evidente cogliere
e ora vedremo in dettaglio perché, certo non toglie novità o attività inventiva alla mia invenzione. Si vede che è differente nella concezione e in particolare che non può essere ottenuta nella stessa maniera economica di lavorazione del mio double pipe. E infatti il punto è, invention is claimed, cioè l'invenzione per come io la vorrei rivendicare, è anticipata, no? Tutte le caratteristiche che avevo messo, tubo esterno, tubo interno e il vincolo relativo fra i due, sono contenute. Però, se io aggiungo delle caratteristiche che noi per la verità nella nostra ricerca stavamo già inserendo, ecco perché non avremmo mai trovato un documento così generico, aggiungo le caratteristiche della forma del tubo interno, no? Per cui inizio a dire un tubo interno che ha una forma configurata a spirale o ondulata in maniera da essere mantenuto dalla faccia circonferenziale interna del tubo 1, no? Preparo una bella descrizione tecnica della mia invenzione, no? In cui dico che questa invenzione si riferisce a un double pipe e un metodo di realizzarlo. Preferibilmente sarà utilizzato per il refrigerante per uso automobilistico e quant'altro. Spiego che il mio scopo è di fornire un double pipe che sia più economico rispetto a quelli noti allo stato dell'arte, che io descrivo, no? Perché dico che il processo di estrusione con cui avrei ottenuto l'altro double pipe è particolarmente dispendioso, invece il mio processo è più economico. Metto dentro tutti i dettagli che conosco, scrivo la rivendicazione 1 e la mando all'EPO. A questo punto l'EPO lo trova. Un altro documento che mostra un tubo interno e un tubo esterno col tubo interno fatto in forma di spirale o ondulato. È un modello di utilità tedesco, se non vado errato, che per l'appunto mostra questa configurazione. Per come io l'ho scritta, la mia rivendicazione 1, no? Per come io l'ho scritta, la mia rivendicazione 1, questo documento distrugge addirittura la novità, non c'è manco bisogno di parlarne dell'attività inventiva, perché il tubo interno ha una forma ondulata, configurata per essere mantenuta dal tubo esterno. Il problema però lì qual è? Che siccome l'ampiezza dell'onda indeformata del tubo interno è maggiore del diametro del tubo esterno, io non riesco a inserire la mia onda nel tubo esterno in maniera facile, ma devo tirarla e deformarla mentre la inserisco. Chiaramente questa cosa è più scomoda che inserire e poi deformare. Ragion per cui una differenza c'è, ma io ancora non l'ho rivendicata. Viene a galla che cosa, peraltro? Che il richiedente alla domanda di brevetto non tanto gli interessava il modo di realizzazione in cui il tubo esterno lo piego, ma gli interessava piuttosto il modo di realizzazione in cui io, a intervalli regolari da me stabiliti, lo vado a deformare meccanicamente, no? Per cui si prende la briga di rispondere, di fare prima di tutto un confronto. E allora si vede che la sua rivendicazione 1 è anticipata, no? Però la sua rivendicazione 3, in cui specificava che l'ampiezza of the wavy shape, quindi delle onde del tubo interno, è minore o uguale al diametro del tubo esterno. E questa cosa è una caratteristica tecnica a cui è associata una funzione, perché a questa caratteristica tecnica è associata la funzione di consentire lo scorrimento del tubo. Allora, la rivendicazione 3 per come modificata, come vedete, scusate, per come depositata, non è anticipata da nessuno dei documenti di arte nota che sono arrivati. Ragion per cui il depositante ha preso la rivendicazione 3, l'ha combinata con la rivendicazione 1, quindi diciamo ha preso tutto materiale che era già presente nel documento che aveva depositato all'inizio, e l'ha mandata all'EPO.
e l'EPO, diciamo, non avendo motivi per non concederla, gliel'ha concessa. Ora, il punto qual è? Ciò che si può o non si può concedere, cioè la novità e l'attività inventiva, non sono mai concetti assoluti. Cioè, quando, e questo succede quasi sempre, parlo con un potenziale inventore che è convinto che la cosa che fa lui non la fa nessuno, allora questo non farla nessuno in realtà è relativo. Ed è relativo rispetto a due parametri. Il primo, che è piuttosto ovvio, è la limitata conoscenza che noi abbiamo dello stato dell'arte. E il secondo, che è un po' più sottile, ma che spesso frega, è l'ingordigia nel voler definire una protezione il più ampia possibile. Tanto più ampia è la protezione che io cerco, tanto più facile sarà che un documento pubblico anticipi il mio trovato, no? Cioè, in tutti questi casi noi abbiamo visto che io partivo da una protezione ampia, facevo una ricerca di anteriorità, trovavo un documento, restringevo la protezione, mandavo all'EPO, l'EPO faceva una ricerca di anteriorità, trovavo un altro documento rilevante e mi costringeva a restringere ancora la mia protezione. Per cui il punto qual è? L'ambito di tutela che io posso ottenere, cioè lo steccato, no? Ovviamente non sono io che lo definisco, ma è definito dallo spazio che tutti gli altri già stanno occupando. Quindi tanto più gli altri mi sono arrivati vicino perché sono stati bravi anche loro, si sono posti lo stesso problema, tanto più piccolo sarà lo steccato che io mi posso ritagliare come ambito di tutela. Quindi, diciamo, dal punto di vista poi pratico, il punto è, quando arriva un primo rapporto di ricerca e ci, tra virgolette, ammazza quella che è la novità o l'attività inventiva, verificare sempre se la causa per cui il rapporto di ricerca è negativo non è che siamo stati un po' ampi nel definire la nostra invenzione. Su questa parte di ricerca, stato dell'arte, anteriorità, se non ci sono domande, volevo recuperare ciò che ho saltato prima per passare alla parte pratica. Allora, volevo giusto così fotografare con voi quando è che vi dovreste porre questi problemi e poi, diciamo, insomma, dal mio punto di vista avrei esaurito, come dire, il flusso logico della mole di nozioni che vi volevo trasferire oggi. Allora, al momento in cui io pianifico un progetto di ricerca e sviluppo, inizio a farmi delle domande. Allora, la prima domanda è: c'è qualcuno che ha già sviluppato ciò che io sto per sviluppare? La seconda domanda è: pertanto, no? Corollario della prima, posso evitare di duplicare gli sforzi di ricerca? Poi ci sono una serie di cose un po' più commerciali, no? Queste se le pone il tecnico. Poi c'è Salvatore invece che si pone le domande di dire: chi sono i soggetti potenzialmente interessati al mio business e chi sono i miei futuri concorrenti? Nel senso che un altro soggetto che lavora nello stesso business, probabilmente qualche domanda di brevetto che ha a che fare con ciò che io voglio fare, potrebbe averla depositata. Ovviamente, diciamo, non è una formula matematica, non è sempre detto che sia così, però spesso capita. Dopodiché, nel momento in cui io il mio progetto di ricerca e sviluppo mi ha dato una prima milestone, cioè dei primi risultati che io giudico in forma compiuta e pertanto che abbiano un valore in quanto informazione organizzata che costituisce capitale intellettuale, no? Allora mi devo porre una seconda domanda. Posso tutelare ciò che ho sviluppato? E quindi, ciò che ho sviluppato è nuovo e inventivo? E nuovo e inventivo, ovviamente, abbiamo appena visto, no? L'abbiamo visto nella pratica, non è un concetto assoluto, ma tutto è nuovo fino a prova contraria. E tutto è inventivo fino a prova contraria. Ok? Quindi, diciamo, il mio interesse è, queste prove contrarie, essere io il primo a tirarle fuori, in modo da avere una valutazione obiettiva di quello che è il valore della mia ricerca. Da ultimo, a me interessa, nel momento in cui i miei risultati, con o senza brevetto che io decida di andare avanti, li sviluppo, cioè li ingegnerizzo, ne faccio il packaging, ne registro un nome commerciale per metterli sul mercato e quant'altro, cioè sono pronto a vendere, no? C'ho un'altra domanda: posso commercializzare liberamente il mio prodotto? E qui subentriamo nel fatto dei diritti di terzi e la loro estensione territoriale, cioè può darsi che io un prodotto sia autorizzato a commercializzarlo in Italia ma non esportarlo in Francia. È possibilissimo.
E dopodiché siamo nel caso del problema dei brevetti dipendenti della famosa, come dire, macchia gialla nell'ambito di protezione. Cioè il brevetto che io ho avuto è una macchia gialla nell'ambito di un brevetto valido di qualcun altro o è un brevetto, come dire, che sta sul bianco, cioè in uno spazio in cui prima di me non c'era nessuno. Quindi diciamo, in tutti questi stadi, a tutte queste domande io posso rispondere solo se ho una conoscenza accettabilmente approfondita dello stato dell'arte che posso ottenere dal punto di vista brevettuale secondo quanto abbiamo visto. Chiaramente dal punto di vista della letteratura scientifica secondo, voglio dire, modi e metodi di ricerca che vi sono già di per sé chiari e non c'è bisogno che vi annoio in merito. Per cui diciamo, dal mio punto di vista, diciamo, con questo abbiamo chiuso e domattina poi andiamo avanti. Io vorrei, come dire, fare qualche esempio di scrittura e rivendicazioni. Salvatore mi ha chiesto di fare un caso pratico, per cui io vi chiederò se avrete voglia di stare con noi, di materialmente scrivere delle rivendicazioni e poi le commentiamo insieme e vediamo un caso, un ulteriore, già qualcuno l'abbiamo visto, caso di brevetto concesso sulla base di rivendicazioni via via modificate. Io so che ci sono dei codici per capire se un brevetto è stato concesso o meno quando si parla di cerchio, no? Quindi per quello che domani. No, c'era in questa slide, la recuperiamo, tanto era. Perché poi vengono pubblicati comunque tutti i brevetti, sì, anche sì, quelli allora, che non sono concessi. Dunque, sono pubbliche tutte le domande e tutti i brevetti concessi più vecchi di 18 mesi. Quindi una domanda che poi o non viene concessa perché si scopre che non è nuova o non è inventiva, oppure che non viene concessa semplicemente perché il titolare non ha pagato le tasse. Caso possibilissimo. È comunque pubblica a 18 mesi. No? Come dicevo, tra i dati bibliografici, ogni domanda in fondo ha un codice che prevede una lettera e un numero, no? Tipicamente troverò una domanda di brevetto europeo pubblicata quest'anno, sarà un EP13-4522A1. Allora, quella 1 mi indica che è una prima pubblicazione senza rapporto di ricerca. Significa che al momento della pubblicazione non è stato ancora redatto il rapporto di ricerca e verrà pubblicato dopo. A me quello che interessa è che è una A, e quindi è una domanda. Viceversa, se dovessi trovare un B1, è un brevetto concesso. Ci sono rari casi in cui esiste anche il B2 e il B3, che sono, diciamo, casi particolari in cui il brevetto viene ripubblicato a seguito della modifica di rivendicazioni in procedure di opposizione. Però anche in quel caso la sostanza è lettera A, domanda, lettera B, brevetto concesso. Se il brevetto è concesso, poniamoci un ulteriore problema. Questo brevetto è ancora valido? Perché potrebbe essere un brevetto concesso 6 anni fa, il titolare per 4 anni ha pagato le tasse di rinnovo perché aveva interesse, no? Sul mercato, poi ha deciso, è fallito, ha cambiato mestiere, ha fatto, come dire, altre valutazioni, ha smesso, per cui è vero che è un brevetto concesso, ma non conferisce più nessun diritto al suo titolare. Per cui, diciamo, il fatto che sia una B non sempre mi deve bloccare. E quindi come lo vedo se è valido? Da dove lo vedete? Se prendiamo Espasenet, allora, in primis c'ho questo impadoc, scusatemi, legal status. Allora, questo nella fattispecie, no? Che cosa mi dice? Questa è una domanda e che sostanzialmente, innanzitutto, non trovo scritto nessuna frase del tipo deemed withdrawn o lapsed o abandoned. Ci sono vari, diciamo, modi, perché vari sono i motivi per cui una domanda può decadere, ci sono vari modi di dire che una domanda è non più valida. Il fatto che non ci sia nessuno di questi già mi dice che è una domanda che è ancora nella sua vita. Dopodiché, che cosa mi dice? Mi dice che questa è una domanda che ha una serie di stati designati che sono tutti gli stati della Convenzione Europea sul brevetto, ma me l'aspetto perché è una EP25516122. Per cui essendo una domanda di brevetto europeo mi aspetto che sia potenzialmente convalidabile se sarà concessa in tutti gli stati. E
non vedo null'altro e quindi diciamo questa è una domanda che ancora non è entrata in fase di esame. Nel momento in cui loro faranno, se dovessero farlo, l'ingresso in fase di esame, qui troverò request for examination filed. Se la domanda l'abbandonano, troverò application deemed withdrawn. Per cui diciamo, cliccando su Impadoc Legal Status, non è sempre immediato leggerlo, onestamente non è sempre immediato leggerlo neanche per me, perché le casistiche, le frasi che si possono trovare sono tantissime, però in generale poi, come dire, si viene a capo di questa cosa. Chiaramente ci sono alcune frasi di cui è possibile comprendere il significato solo se si conosce la procedura. Volevi... Sì. Diciamo al discorso precedente, un consiglio che si potrebbe dare alle startup che stanno diciamo promuovendo la propria idea ma non hanno ancora intenzione di fare un brevetto. Ammettiamo c'è un possibile che so, investitore o comunque qualcuno che fiuta i soldi nell'idea e brevetta chiaramente quell'idea, diciamo avanza un brevetto perché comunque la nuova startup può eventualmente rivalersi, visto che comunque ha iniziato prima, ha diffuso talmente così bene il marchio che ormai lo conoscono già da un anno o qualcosa del genere, cioè nel senso vince più chi ha potere economico a brevettare un qualcosa o comunque avanzare la richiesta per i primi 18 mesi, quindi comunque mi potrebbe... Sono due aspetti distinti. Allora, il primo è se tu startup inizi a pubblicizzare... A pubblicizzare anche in convegni senza aver fatto nulla. E allora, nel momento in cui tu inizi a pubblicizzare, ciò che tu stai pubblicizzando diviene pubblico. Ragion per cui non sarà più brevettabile da te, non sarà più brevettabile da lui, neanche da un altro se c'hai soldi. Ma quindi io non potrò più eventualmente brevettare un qualcosa che io ho già reso pubblico. Nel momento in cui tu rendi pubblico qualcosa, quel qualcosa non è più brevettabile. Potrai depositare domande di brevetto qualora tu abbia dell'ulteriore contenuto tecnico che non hai reso pubblico. Il punto è questo, cioè quando tu inizi a pubblicizzare qualcosa che secondo te è nuovo rispetto al mercato, sì, poniti il problema, perché fatti una ricerca di anteriorità che puoi anche fare in maniera, come dire, autonoma da questo punto di vista, se continui ad avere il sospetto che la cosa sia brevettabile, una domanda di brevetto italiano è un investimento, cioè se tu stai facendo business qualche investimento lo devi fare. La domanda di brevetto italiano francamente è un investimento molto limitato. Quindi il consiglio sarebbe fare la domanda e poi eventualmente pubblicizzare. Sì, ovviamente sì, prima di rendere pubblico l'invenzione. Fare la domanda oggi e domani pubblicizzare. Sì, assolutamente. Anche se viene bocciata comunque va bene così. No, il problema è questo. Se verrà bocciata dopo sei mesi, per esempio, c'è cioè il primo... Però, attenzione, qui stiamo partendo da... Che fa? Qual è il problema? Stiamo partendo da un presupposto, no? Stiamo partendo dal presupposto che tu stia facendo business su qualcosa che almeno sembra essere un'innovazione tecnologica. Okay? Nel senso che esistono, cioè anche chi vende i canottini a forma di coccodrillo per i bambini al mare fa business, però non fa business su un'innovazione tecnologica. Allora, nel momento in cui tu fai business su una cosa che ti sembra essere un'innovazione tecnologica, probabilmente, no? Insomma, potrebbe esserlo, dopodiché tu corri il rischio che non lo sia. Però la domanda è, vale la pena tentare oppure no? E questo sta all'imprenditore deciderlo. Se stiamo parlando di migliaia di euro non è un problema, cioè all'infine. No, ma abbiamo detto che, allora, di tasse un brevetto italiano ti costa 100 euro. Ti devi rivolgere a un consulente costosissimo, spenderai 3-4 mila euro. Se la domanda è particolarmente banale ne potrai spendere 2.000. Però stiamo parlando di queste cifre. Ah, se tu ritieni... Ah, attenzione, il punto è, se tu devi vendere i canottini a coccodrillo, te li risparmi. Ma se tu ritieni di fare business sull'innovazione tecnologica, forse non è questa la cifra che ti deve spaventare. No, però il punto è, il consiglio per cui è brevetta se come ritieni di aver sviluppato qualcosa. Perfetto. Grazie. Salvatore? Allora, noi abbiamo brevettato in Italia. Il brevetto in Italia ci è stato concesso.
Mi stai autorizzando a parlare dei fatti tuoi in pubblico? Più o meno, puoi. Ok, no, l'importante è che mi autorizzi pubblicamente a parlarne. Ok. Prego. Adesso stiamo aspettando questa valutazione da parte... Abbiamo fatto il PCT, abbiamo fatto la parte di fase regionale in America, Cina e Europa. Sì. Sul portale SpaceNet risulta ancora una A. Sì. Quanto tempo ci vuole per avere, diciamo, un primo resoconto? E come mai in Italia ci hanno già concesso il brevetto? Rispondo alla prima domanda e poi alla seconda. Allora, ti posso citare un caso brevettuale in cui mi è arrivata una comunicazione di intention to grant, quindi diciamo di intenzione di darmi il brevetto su un testo approvato in qualche mese dall'ingresso in fase di esame. Quello che tu hai fatto, no? Hai fatto l'internazionale PCT e poi l'ingresso in fase di esame europea. Entrando in fase di esame, allora, in primis, non esiste una regola che vincola l'Ufficio Europeo dei Brevetti a risponderti in tempo. Questo perché l'Ufficio Europeo dei Brevetti non si espone a potenziali richieste di risarcimento e perché tu comunque nel frattempo già oggi godi di una protezione provvisoria basata sulle rivendicazioni come pubblicate. Dopodiché, nella mia pratica professionale, io ti posso citare un caso in cui in pochi mesi abbiamo ricevuto una proposta di concessione del brevetto. È un caso in cui stiamo pagando la settima annualità di una domanda, cioè stiamo, il cliente sta pagando la settima annualità di una domanda di brevetto che, come giusto che sia, dopo 24 mesi era in fase di esame, perché era una domanda di brevetto europeo diretta, e non ha ricevuto risposta alla sua seconda comunicazione. Cioè, l'Examining Division dell'EPO gli ha scritto, noi gli abbiamo risposto, sono passati non qualche mese, ma un paio d'anni, e non abbiamo ottenuto risposta, nonostante un sollecito. Ovviamente io ti ho citato due casi estremi e la media delle risposte della divisione d'esame va tra i 6-8 mesi e i 12. Però, come tu mi insegni, cioè, come dire, la distribuzione di Weibull ha delle code piuttosto lunghe. Quindi ti potresti trovare nella coda e ti fanno aspettare. Dal punto di vista, quindi, dal punto di vista dell'UIBM, come mai l'UIBM ci mette... così poco? Perché l'UIBM è pigro, paradossalmente. Nel senso che l'UIBM fa questa procedura. Eccolo qua. Questo è quello che fa l'UIBM. Ti manda una prima opinione, ti dà il diritto di replica, dopodiché se ne lava le mani. Se tu in quella replica che gli hai mandato delle rivendicazioni che sono formalmente accettabili, che sembrano corrette rispetto alle osservazioni fatte nel rapporto di ricerca, l'UIBM mette un punto per due motivi, per un motivo fondamentalmente, che non ha una struttura tecnicamente idonea a portare avanti un esame sostanziale. All'UIBM chi lavora a fare la classificazione delle domande di brevetto sono delle persone che stanno lì con contratti a un anno, adesso sono stati rinnovati a 2 anni, ed è una cosa che è stata attivata non più tardi di un annetto e mezzo, 2 anni fa. Perché storicamente in Italia non c'è mai stata una grossa cultura da questo punto di vista. Per cui l'UIBM non avrebbe le capacità per fare l'esame sostanziale, quindi quello che si limita a fare è un controllo amministrativo. E dice, io la ricerca di anteriorità te l'ho mandata? Sì. Tu mi hai risposto nei termini? Sì. Sembra che la risposta sia accettabilmente corretta? Sì, diamogli il brevetto. Dopodiché, siccome abbiamo detto che il tuo brevetto è valido fino a prova contraria, questa prova contraria potrebbe arrivare in giudizio nel momento in cui tu vai con il tuo brevetto in mano contro di lui perché secondo te ti sta copiando e lo porti davanti a un giudice. Allora il giudice chiama un CTU e gli dice per cortesia vedi un attimo che è successo. Allora lui dirà il brevetto di Salvatore non è valido e comunque sia io non lo sto copiando. Tu dirai, il mio brevetto è valido e tu mi stai copiando. Dove si gioca la sostanza? Sull'arte nota che lui è in grado di produrre. Perché abbiamo, cioè oggi, no, siamo stati qui 4 ore a raccontare che un brevetto è nuovo e inventivo rispetto all'arte nota che sono in grado di produrre. No? Per cui se lui è così bravo che trova un documento che non era venuto a galla prima, l'UIBM non se lo pone questo problema, capito? Tu hai un brevetto concesso, il tuo brevetto concesso è valido a tutti gli effetti di legge. Fine. E dal punto... Allora, se io dovessi quindi...
Se io dovessi quindi iniziare a vendere un brevetto che è già passata in quella fase di esame sostanziale, posso già farlo? Assolutamente sì, ma tu puoi vendere anche una domanda di brevetto. L'esempio che forse lo facevo proprio con te di recente, no? Un carico che vale 1 milione di euro in una nave che sta entrando in porto, vale quanto 1 milione di euro in banca? No, perché una quota, per quanto minima di rischio, c'è. Ok? Allora, chi acquista un brevetto, a meno che non sia uno sprovveduto, ma è difficile, sa che sta acquistando un brevetto valido fino a prova contraria e cercherà sempre di fare una due diligence al meglio delle proprie capacità sul tuo brevetto o sulla tua domanda di brevetto. Perché attenzione, se tu hai una domanda di brevetto internazionale che ha ricevuto un rapporto di ricerca che è una bomba, quello fa una due diligence, il tuo potenziale acquirente, e non trova arte nota che sia rilevante, ma lui sarà disposto a comprarti subito anche la domanda e ad accollarsi anche gli oneri dell'ingresso nelle fasi nazionali. E io ti cito anche startup, come dire, locali, che sono in queste condizioni. Va bene? Ecolite, una startup del CNR. Ecolite, una startup del CNR. Loro sono in una condizione simile. Loro hanno vinto il premio Startup nel non mi ricordo che anno, e sono in questa fase. In questo momento è una realtà produttiva che ha N dipendenti, non so quanti, ma che comunque lavora sul territorio. E il punto è che può fare business perché c'è qualcuno che, come dire, ha creduto economicamente in una domanda di brevetto che sicuramente è interessante per i risultati che porta, ma che anche dal punto di vista brevettuale, come dire, per quanto non sia un brevetto concesso, è su una strada abbastanza in discesa. In che senso? Non so, in ragione del fatto che l'indagine che ha fatto sulla storia dell'arte, cioè nel senso sul precedente, diciamo, nel momento in cui lui vende il brevetto, non esiste una condizione di responsabilità in ragione del fatto che non ha attrezzato bene la sua indagine storica? Allora, il punto è un altro. È pressoché impossibile vendere una domanda di brevetto di cui siamo assolutamente certi che non esista nulla di anteriore, no? Cioè l'eventualità di un documento a noi sconosciuto che viene a galla domani esiste sempre. Per cui il punto qual è? In generale, ma qui entriamo in un altro campo, gli accordi fra chi acquista e chi vende sono sempre fatti in modo che ci sia, per carità, una somma pagata adesso e poi un vincolo a somme future, per esempio a condizione che la domanda di brevetto o il brevetto concesso rimangano validi, o per esempio a condizione che il fatturato sviluppato sia almeno X. Per cui diciamo, il punto è, come tutti gli accordi fra le parti, ognuno tirerà l'acqua al proprio mulino. Però diciamo, non credo che sia possibile ipotizzare in assoluto una sua responsabilità rispetto a una futura nullità di una domanda di brevetto, rispetto a un documento del quale oggi nessuno sa niente. È chiaro che chi acquista avrà tutto l'interesse ad approfondire la ricerca di anteriorità che ha già fatto chi sta vendendo. Ok, va bene. Signori, grazie della pazienza di essere rimasti fino alle 7 e ci vediamo domani.